Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Pitiren detergente. A cosa serve? Pitiren detergente è un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti e saponi corpo. È commercializzato in Italia dall'azienda Savoma Medicinali S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Savoma Medicinali S.p.A. Concessionario: Savoma Medicinali S.p.A. Categoria di appartenenza: Detergenti e saponi corpo. Confezioni: Pitiren detergente, detergente cute e capelli 150 ml. Indicazioni: detersione della cute e dei capelli in presenza di elevata secrezione sebacea, accompagnata da desquamazione, arrossamento, prurito. Modalità d'uso: applicare un quantitativo di prodotto adeguato alla superficie, da trattare previamente bagnata o inumidita, circa 10 ml, equivalenti a un cucchiaio da cucina, sono sufficienti per tutto il corpo. Massaggiare delicatamente, lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare. Descrizione e caratteristiche: detergente per cute e capelli seborroici e desquamanti. Avvertenze: da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso lavare abbondantemente con acqua. Componenti e ingredienti: acqua, sodium laureth sulfate, sodium cocoanfoacetate, disodium laureth sulfosuccinate, zinc cocet sulfate, urea, PEG 200 idrogenated gliceril palmate, PEG 7 gliceril cocoate, olivoil hydrolyzed vet protein, dimeticone PEG 8 meadonfoamate, salicilic acid, climbazole, strontium cloride, laureth, 9, glicine, mentil lactate, bisabolol, disodium edta, guarhidroxypropyl trimonium cloride, parfum. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.